una bella iniziativa a cavallo del Natale con Coldiretti, come Lecco. Allora, direttore, ci spiega perché avete portato qui oggi tanti bambini in prefettura? Abbiamo portato tanti bambini in prefettura perché noi vogliamo lavorare con i bambini e portare quello che è il messaggio di Coldiretti. E portarli in prefettura con la collaborazione del prefetto diventa una cornice davvero importante e fondamentale e strategica per quello che è il Made in Italy, cioè la produzione di cibo italiano che è eccellenza. Oltretutto la dieta mediterranea è riconosciuta dall'UNESCO, quindi dobbiamo assolutamente lavorarci e continuare a lavorare sulla cultura del cibo. Come sta finendo questo anno per voi? A questo punto le chiedo come Coldiretti, un anno non facile, È stato certamente. un anno non facile La sotto diversi punti siccità, di la vista. guerra, cioè. Esatto, perché siamo usciti da un periodo di Covid in cui il cibo è stato messo al centro dell'attenzione e dell'importanza sia italiana che nazionale. Quindi ci stiamo lavorando a tutti i livelli, però a livello ambientale abbiamo avuto un'annata caratterizzata dalla siccità, quindi la produzione purtroppo è diminuita in quest'anno qui, però la qualità dei nostri prodotti è assolutamente eccelsa. Quindi continuiamo a lavorarci per dare un messaggio alla popolazione italiana a difesa del Made in Italy.